tra nuovi slogan e cori già sentiti, il mondo della scuola è sceso prepotentemente in piazza anche in Toscana nel giorno dello sciopero generale indetto dai sindacati. Oltre 1000 persone tra insegnanti e studenti hanno sfilato, guidati dai Cobas, per le strade del centro di Firenze per dire no alla riforma dell'istruzione del duo Renzi-Giannini, dito puntato in particolare contro lo strapotere che avrà in futuro il dirigente scolastico. L'idea per cui nella scuola ci debba essere un dirigente che ha il potere di decidere cosa debbano fare i docenti, dove collocarli, spostarli da una materia all'altra, decidere chi chiamare ogni 3 anni. Per il governo la protesta è incomprensibile, visto che la riforma porterà all'assunzione di 100.000 insegnanti. Parlano dei 100.000 assunzioni, ma non parlano di tutte le persone che andiamo a stare a casa dopo tanti anni di sacrifici. Come chi ha raggiunto l'abilitazione dopo aver conseguito il TFA pagando cifre importanti e che ora è rimasto escluso dal piano assunzioni del governo. I manifestanti hanno chiesto anche di cancellare l'Invalsi, il test a crocette con cui vengono valutati gli studenti e di conseguenza le scuole. Secondo i sindacati, in Toscana si è raggiunto l'80% di adesioni, cifre che non si vedevano dai tempi del governo Berlusconi. Sì, siamo nella stessa linea della Gelmini, della Moratti, insomma, ma qui si raggiunge veramente il peggio, perché si millanta l'investimento di 3 miliardi nella scuola pubblica, in realtà all'appello ne mancano ancora 5. I tagli della Gelmini, non ci dimentichiamo, sono stati pari a 8 miliardi. Chi invece non ha scioperato è stata Agnese Landini, moglie di Matteo Renzi, rimasta in classe all'Istituto Balducci di Pontassieve. 3 persone di etnia sinti, di età compresa tra i 37 e i 42 anni, sono state arrestate per tentata rapina, anche se gli investigatori non escludono che nelle scorse settimane i 3 possano aver messo a segno altri colpi. Vittime preferite dei malviventi, i pensionati. La tecnica era semplice: mentre una donna fermava con parole gentili il malcapitato, di solito anziani e pensionati, altri 2 facevano il palo pronti a risalire in auto. Tuttavia, ieri mattina, dopo 2 colpi messi a segno, i 3 si sono trovati davanti a una pattuglia della polizia che li ha tratti in arresto. Dopo un iniziale appostamento, gli agenti hanno infatti visto la donna parlare con un'anziana affacciata al balcone, entrare nel palazzo e uscirne pochi minuti dopo. La truffatrice era entrata in casa con una scusa e alla prima occasione si era messa a frugare nei cassetti, venendo poi scoperta e allontanata. Dalle successive verifiche è emerso che la vittima, 90 anni, aveva appena subito un tentativo di furto. Seguendo passo passo la macchina sospetta, gli investigatori sono poi riusciti a ricostruire altri 2 colpi, questa volta riusciti in via Lungolaffrico e in via Faentina a Firenze. Dopo aver recuperato tutta la refurtiva, gli agenti della polizia hanno condotto i 3 al carcere di Sollicciano. Memore della bomba di grandine che ha investito Firenze il 19 settembre scorso, il comune è corso ai ripari e con 7 mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia ha aggiornato il piano di emergenza di protezione civile per il rischio idraulico. Occhi puntati ovviamente sull'Arno e sul Mugnone, in particolare quest'ultimo che è di diretta competenza della protezione civile comunale. L'aeronautica militare ha concesso il piazzamento di paratie speciali a ridosso del Parco delle Cascine e di Piazza Le Cure, che possono essere montate lungo il Mugnone a tempo di record. Partiamo e arriviamo sul posto. Lì, nel giro di pochi minuti, dai 5 ai 10 minuti, si prendono le paratie perché sono vicinissime al ponte. Proprio per questo abbiamo fatto l'accordo con l'aeronautica e riusciamo a installarle, per cui un quarto d'ora, ecco, diciamo effettivo. Ma il capitolo più importante riguarda il sistema di allertamento della popolazione, che potrà ricevere gli avvisi di criticità sia via social network che grazie ad Alert System via telefono, piuttosto che sintonizzandosi su radio e televisioni. Per oliare la macchina alla perfezione, però, il comune ha previsto anche alcune esercitazioni. E la prima si terrà a ottobre, parteciperemo personalmente anche noi, sindaco e giunta, perché la popolazione sia sempre più consapevole del problema dei rischi idrogeologici e appunto delle emergenze e anche pronta a reagire nel minor tempo possibile.